Ciao ragazzi, siamo connessi per la tappa numero 2 di questo HGPT Reloaded. Sembrano scioglilingua, ma non è così. Long Games Poker Tour. Siamo qui connessi per questo final table, subito uno showdown, Astrik contro Axel Reis. Ci saluta Astrik. Quindi Ciao rimaniamo subito in Astrid, otto, buonasera. subito in otto. Saluto quelli che sono qui con me in diretta per commentare questo final table. Abbiamo Leo, il grande Leo Lamos, Ciao. Erdugliano, che sarebbe Giuliano Lanzani, e altri, e Spiros, che credo che... Ah no, Spiro è final table, sì, ok, quindi siamo tutti qui. C'è. Vedo tutte facce nuove, visto? Sì, facce nuove, però in realtà anche, cioè io vedo John Frey, Leo, Axel Reis, comunque tutti i regular di questi final table. Spiros. Anche Spiro, sì, inizio a pensare che non sia tutto a caso in questo gioco. Direi di sì. Direi che non è così. Non è tutto a caso. Non è un caso che tu non ci sei mai, cioè, voglio dire. Immaginavo che doveva dirlo. vabbè, purtroppo non ho ancora imparato come si fa a vincere i coin flip. Purtroppo devo migliorare in questo, è vero. Invece tu so che sei molto skillato. Eh sì. Hai studiato parecchio per... I blind 1004-2008, abbiamo Piros che è parecchio chip leader, Leo Lamos lo segue, e poi tutti quanti in stack medio, a parte Ariete che ha praticamente 3 blind, cioè no, di meno, Guccia, scusatemi, 2 blind, e Spiro gli ne regala altri 2. Quindi torna allo stack di 10.000. Quest'altro metteli tutti, no? Lascio È un piatto abbastanza 2.600 grande. metteli tutti. Esatto, sì. Diciamo È che aperto, aperto, in però realtà non fa niente. è come se l'avesse fatto. Metti a suo asso. diciamo un po' drawing dead. Parecchio. Anche il 10 al tar river. Quello tecnicamente come si chiama quel 10 al river, spie? La via dopo Esatto. esatto. E Esatto. qui a Bari noi lo chiamiamo il 10 a 10 a sfottere. sfottere, di solito. Perché è alquanto inutile. E vabbè.
Quindi si prosegue con i blind ancora 1004-2008. Struttura che però in realtà è sicuramente turbo, ma non collassa infinito, cioè nel senso resta parecchio. Cioè, si riesce a galleggiare in questa struttura, non è opprimentissima. Comunque ci sono i blind intermedi, non è una delle strutture più turbo che abbia mai visto, diciamo. Questo è tutto. Ah, è voltato sto giro. Giuliano, come va? Ma abbastanza bene. Ho vinto un torneo solo stasera. Dai, era lì. Appunto. È postata? È postata, sì. Sì, Sì, l'ho postato. Ho avuto un l'ho po' postata. fortuna. Penso che il Marragotte, appena Ammissione mi di vede dal vivo, mi conto. tira una testata. Fa niente, basta che l'hai un po' scardinato. L'hai messo là primo. Ho vinto un sit and go da 1 euro gold. Non male quelli. Certo. Sì. Io li ho messi tutti in fila, eh. Wow, super flush. Che uscì? Veneziano. Dai, Spiro, che ci facciamo il final. Eh sì, Facciamo facciamo un l'HU io belle zap e finale. Parate già delle zap, presto, ma presto. dobbiamo Parecchio togliergli di mezzo un presto. po' Alberto. Vediamo un po' come si sviluppa. Veramente oggi Breccia non c'è. Abbonato al Non sei final. No, iscritto? c'era, c'era, c'era. Perché può vincere sempre lui? di solito. C'ha sì, questa brutta abitudine, c'è questa bella abitudine Bella abitudine, quello di arrivare sempre al di final. arrivare Attenzione sempre al all'all fa. in. Occhio allo showdown, attenzione ai backdoor. Madonna, quali Attenzione! chiamate! Ed escono, Fa colore! incredibile. Quadri run Hernandez, andiamo a Incredibile, rete. incredibile. Un play out. Ciao, vedete. E procediamo. Ma tu mo sei venuto a rubare? Sì, vado sulle carte rubo. Che fare? Foldare con questa mano non credo proprio. Non è una brutta idea, in effetti, come fastidio. Faccio vedere. Dominavo. Ah, non posso Come neanche mostrare minimo. perché non posso mostrare come si fa. Come Come detto, minimo, può pensavo rialzarsi. Come si che fa? se avevi 2-2. Devi selezionare tutte e due. Ma non me lo fa fare. Allora, È perché da lo devi, oggi che non lo fa fare. forse lo devi abilitare sul pannello, non lo so. Allora.
Eh sì, dico. Ok, don't show. Opzioni, no? Perché mi sa che di default non te le fa. Dai, che John Frino va fuori. John Frino va fuori. Va fuori, John Frino. Salutiamo John Frey. A questo punto quanti siamo? Siamo in 5. È rimasto in 5, il premio ovviamente. No? Sì, sì, siamo tutti i premi, andavano i primi 8. A salutare John. Salutiamo anche noi John Frey. Grande cattivi. Ah, ricordiamo che tra l'altro domani dovrebbero arrivare le foto di... Cioè io in realtà le ho già, quindi sto decidendo, credo che domani le posteremo della vittoria scorsa, dello scorso KGPT con i premi. Premi va benissimo. Sono abbastanza concentrato oggi, voglio vincere questo tavolo. Quindi state molto attenti. Stavolta ce l'ho anch'io al tavolo. Vediamo un attimo questi due qua. Si è quasi fuori. Ma si possono contare i mi piace che... Cosa? Possono contare? Mi piace su... Non ho capito nulla. Quanti mi piace c'hai da quando c'è la pagina? Sì, sì, certo che sì. Quanti ne abbiamo noi? Ma stai parlando dei mi piace totali di tutta la pagina oppure di tutti i mi piace di ogni post? No, i mi piace della pagina. Ah, quelli li trovi all'inizio. Noi siamo 6.002 dovrebbero essere. 6.119. 6.119. Vabbè, dopo con calma mi fate vedere come devo fare. Sì. Però deve essere pagina Facebook, non gruppo. È gruppo, io c'ho il gruppo. No, gruppo no, solo la pagina puoi vedere. Infatti noi abbiamo sia la pagina sia il gruppo. E come si fa a fare la pagina? Devi fare crea pagina. solo quello di fare. Sì, cioè, lo trovi sulla sinistra del pannello di Facebook. Sì, ok. Chi ha vinto qua? Check nulla. Via, fuori un altro, fuori Axel Race. Tiro, è tanti da fare, dai. Ci provo. Menisco il più short di tutti, però comunque con questi bui grossi in questo momento può succedere davvero di tutto. Usha. Succede che vado all in. Bravo. C'è il call, attenzione. Wow, dominato. Ah, non più. Peccato. Dai, ma non si può una cosa del genere. Toland River, niente. Ma non se ne può. Purtroppo si può. Mamma mia. E continuiamo. Showdown caratteristico. Sai cosa dici, ma io... Ma pensa tu. Rispetto. È poco se è solo tu. È poco. Te la faccio vedere. Era da solo, era poco. Ah, era un asso piccolo, non bastava. Allora era pochissimo. Veramente 80-20.
Giuliano. Giuliano. Dimmi. Lo vedo concentrato. Lo vedo concentrato, Giuliano. Ho capito, pure io sono concentrato, però che significa? Cos'è che ho fatto? È col gatto in braccio. E io lo sapevo, che t'ho detto, Gigi? Che t'ho detto? È vero, la super lettura di Leo. Lo sapevo, io lo sapevo che c'aveva il gatto in braccio. E invece io lo sapevo, realtà, non facevo scala. Com'è lui? Che schiaccia i tasti. Ma va, dai, non ci credo. Sopra a me, Spiro. Sì. Super push di Spiro. Poi rimango troppo corto. Voglio rischiare. Era buono. Avevo un suited. Sì. Cioè, ha preso la mano del push. Vabbè. Vediamo Alberto cosa ne pensa, fold anche lui. Giochiamo un colpo. potete anche splittare se volete. Siamo il moderatore. No, dobbiamo provare a farlo comunque. Chiamo il moderatore per splittare per un table dell'HGPT. I poveri moderatori di Stars che vengono contattati a ogni orario. E il loro lavoro. Sarà anche il loro lavoro. Sì, è giusto, è giusto. Però. Vengono contattati e vengono anche vengono insultati. Anche insultati continuamente. Gratuitamente. Gratuitamente, se ne prendono di tutti i colori dei giocatori tiltati. Poveretto. No, sì. Io vorrei venisco. Barotti. Niente, non si riesce a vincere questo HGPT. Gli sbarotti. Attenzione, abbiamo l'all-in. Non ci credo. Clamoroso. Non ci credo. Assolutamente. Tutto a menisco. Ma che cazzo di culo. Sì. Dai, tutto a menisco. Ma dai, scusate, ma non si può. Il secondo 70-30. Tutto a menisco. Sta girando un po' dalla parte sua. E quest'altro Jack Stay credo che sia la mano migliore, sì, ecco la mano migliore. Quindi salutiamo Leo in quarta posizione, rimaniamo in tre e c'è tra l'altro la tremenda pausa. Eccoci infatti in pausa. Si rimane in tre. Devi vincere. Tiro anche il tifo dalla sua. Dai Spiro, forza. Hooligans. Ci si prova. Dai che ce la fai. Ce la puoi fare. Quel culo rotto, ma io non lo so, ma vedi tu. Sta dominato. Io. Arrivo subito ragazzi, un attimo in pausa. Ma è proprio inconcepibile.
Gesco, complimenti, benissimo. Tiro quarto, quanti punti? Il quarto, quanti punti prende lui? Tu lo sai? Ce l'hai qui a portata di mano la classifica? Non c'è Luigi. Ah, mi sa che non c'è. No, devo arrivare un'altra volta a terza. Poca roba, 1,52 euro. Allontano un attimo, vado a cambiare l'acqua alle olive. Sbrigati che qua inizia, eh. Eccomi ragazzi, si riparte. Un minuto, ci siete? Gigi, ma io che sono uscito quarto, quanti punti? 12 punti. Fare terzo un'altra volta. Eccoci subito.
Subito un all-in. Subito un all-in. Call di Sant'Angelo. Il call, 10-10. credo contro... che sì, ma... Generalmente 70-30 oggi non sono a mio favore, vediamo il però river. Lasso. E invece niente, no, lasso. Ce la faccio. Ce la faccio, oh. Procede l'avventura. Niente assi. Oh, respiro. No. Spiro ha fatto double up e Alberto è rimasto molto, molto bravo Spiro, bravo. Vai Spiro, vai. C'è anche il tifo per te. Non ci crede nessuno alle mie puntate. Ce l'ho sempre, ah, attenzione. Wow. Sì, ping. Vediamo se vinco il call. Con 10 o assi sì, e lo vince. Salutiamo lo vince. Quindi siamo alle zap, ragazzi. Andiamo, siamo alle zap. Menisco versus Spiros 90. Partono praticamente quasi alla pari. Cioè, leggermente in vantaggio Spiro, però diciamo di poco. Quindi, forza, Spiro. Sicuramente dai, sarà dai, un dai, zap dai, combattuto. Vai, Spiro. Spiro, la curva è con te. Che l'all-in non lo pago. Non lo paga, quindi torniamo a 80k contro 110k. Partita sicuramente rapida, i bui sono abbastanza parecchio, importanti. Parecchio aggressivi, sì. Non credo che andremo molto spesso oltre il flop. Comunque sì, dicevo prima, con tutto che sono blind da 5 minuti, però la struttura non è proprio... da collasso, non è crollata, diciamo. Esatto, infatti si regge, grazie ai blind intermedi probabilmente. Comunque zap, diciamo, non è giocabile, comunque i bei sono enormi, però si può foldare ancora. Quantomeno ci si può provare a foldare. Dipende da cosa sia in mano, certo, con 9-3 si può foldare. Quindi le zappe rimaniamo praticamente ancora lì. I blind tra pochi minuti saliranno ancora.
Ancora un altro restill da parte di Menisco che sta pushando parecchio in queste zap. Siamo praticamente lì, cioè di pochi blind la differenza tra i due zap. Vediamo che succede. Mi sembra un buon avversario questo Menisco, Spirone Zap, ti sta dando filo da torcere. Continuiamo, continuiamo. Calma, Spiro, calma. Sono sempre calmo. Calma e sangue freddo. Sì, comunque sembra che se la stia cavando. Nel frattempo crescono i blind. Punto con questi nuovi livelli l'azione pre-flop si fa ancora più stretta, cioè nel Sì, senso sì. Sì, si riusciranno a vedere ancora meno flop. nuovo livello 2800-5600-700, sicuramente abbastanza pesante come livello. Vabbè, sì, siamo Non dovrebbe anche. durare più di altri 10 minuti queste zap. Esatto, sì. Sarebbe davvero incredibile se durasse di più. Beh, qui per avere la meglio comunque è importante vincere lo showdown. Esatto, la vera skill è quella in questo caso. Davvero sì, la struttura ci impone di andare all-in fondamentalmente, cioè è Sì, rimasto davvero poco, fondamentalmente sì. pochissimo spazio per fare altre manovre che non sono fold o all-in. Dagli Spiro, dagli! Mi dà fastidio di Poker Stars è la lunghezza dell'animazione del fold. Cioè, nel momento in cui io foldo per passare le fish all'avversario ci vogliono almeno 7 secondi. Davvero lenta questa cosa. Non capisco bene perché. Guarda, guarda, guarda. Le fish stanno lì per un bel po' di tempo e poi vanno al vincitore. Perché devono decidere come truccare la prossima mano. Quindi devi dargli un po' di tempo, Devo dare il tempo. ovviamente scherzo. Anche se mi fa ridere pensarlo.
Niente, partita distesa. Distesa. Attenzione, carta alta, non è sufficiente. Aia, non ci piace. Occhio. Solo niente. Solo il nulla, da fare. Dead, si procede. Solo il nulla. E sale il blind nel frattempo. 3600-3004. Ante quanto? 800. Mia struttura parecchio aggressiva adesso. Un altro 60-40. Attenzione River, finisce super qui. Quadro super quadro finisce qui, finisce qui, quindi complimenti a Menisco per aver vinto questa tappa numero numero 2 dell'HGPT Reloaded. Spiro invece è arrivato secondo. Con tutti voi invece avete l'appuntamento, resta quello fisso di lunedì prossimo, perché ricordiamo l'HGPT Reloaded si gioca il lunedì e il mercoledì per 3 settimane, quindi è partito da questa, abbiamo ancora altre 2 settimane da giocare, quindi l'appuntamento è per la settimana prossima, ore 21.30, su Long Games di Poker Stars, credo che sia, non mi ricordo male, dovrebbe essere il Cossora, se non mi ricordo male, per la tappa numero 3 di questo HGPT Reloaded. Quindi un saluto a tutti i ragazzi, quelli che hanno seguito con me questa diretta. A lunedì. Ciao. 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 No, comunque non è il Cossora.